In nome dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola e di Carpi, ben ritrovati per questo quarto e ultimo appuntamento di questo anno del percorso Credi tu questo. Accompagnati ancora una volta dai discepoli di Emmaus, entriamo ora nella quarta dimensione dell'uomo, la custodia del creato. A tavola con loro prese il pane. Lo facciamo per Prima di tutto mettendoci in ascolto dello Spirito, invocando la Sua presenza, perché ci faccia sentire fratelli e ci faccia sentire abitanti della stessa casa comune che è il mondo. Invochiamo allora questo dono, lo chiediamo al Creatore, al Padre, con la preghiera del Sinodo. Siamo qui, dinanzi a Te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel Tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia. Non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia. Perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. A tavola con loro prese il pane. Parliamo questa sera della custodia del creato, la quarta dimensione della nostra esistenza, immagine e somiglianza di Dio. La prima, il rapporto col Signore, la seconda, il rapporto con noi stessi, col nostro corpo, la terza, la relazione con gli altri, la comunità, la quarta, il rapporto con il resto del creato. Il pane spezzato da Gesù a Emmaus è la concentrazione del significato stesso del creato, dono. Per noi cristiani il creato è dono, ma è dono per essere condiviso. Nella nostra professione di fede noi cominciamo con le parole, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili, non solo dunque creatore degli esseri umani, ma creatore dell'intero universo. Il credo sintetizza in poche parole interi brani della Bibbia, dal primo capitolo della Genesi a diversi salmi. Gli esseri umani sono non degli esseri isolati, ma sono profondamente inseriti in quel tessuto di cose che noi chiamiamo creato, di cui fanno parte gli animali, fanno parte i vegetali, fanno parte i minerali, di cui fanno parte le stelle, i pianeti. Tutto quello che noi vediamo è che in parte ci è esterno e in parte però c'è anche interno, perché il nostro corpo è una parte del creato. Possiamo partire da una delle prime pagine della Bibbia, è la pagina che contiene la parola fratello, Genesi 4, ed è purtroppo una pagina drammatica, Caino e Abele. Perché partiamo di qui? Perché qui si stabilisce un legame stretto tra l'uomo e la terra. Subito dopo l'assassinio di Abele, un dialogo drammatico si svolse tra Dio e Caino. Il Signore disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello? Grida a me dal suolo. Ora sì, maledetto, lungi da quel suolo che, per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e Fuggiasco sarai sulla terra. Sono forse io il custode di mio fratello? Tra le migliaia di domande della Bibbia. Quella rivolta da Caino a Dio, che gli aveva chiesto dove fosse suo fratello Abele, è la più drammatica di tutte. Perché esprime nello stesso tempo menzogna, indifferenza, cinismo. Il fratello maggiore sapeva benissimo dov'era il minore, perché l'aveva appena ucciso e l'aveva lasciato steso al suolo. Colpisce nel breve episodio la ripetizione del termine suolo. Caino, del resto, era un lavoratore del suolo, un agricoltore. A un certo punto sembra che l'assassinio di Abele abbia gravemente offeso non solo il fratello ucciso e nemmeno solo il Signore, ma anche il suolo, che diventa quasi un megafono al lamento di Abele. Dice infatti Dio... La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. L'intero creato insieme al Creatore si rivolta contro il crimine fratricida. Fin dalle narrazioni bibliche iniziali dunque, che sono grandi parabole intese a svelare non dei fatti storici ma il cuore umano, tutto è connesso. Dio, l'uomo, il suolo. Del resto proprio questa parola suolo in ebraico adama contiene la parola uomo, Adam. E il termine con il quale Caino tenta di discolparsi, custode in ebraico shomer ricorre come verbo pochi capitoli prima quando Dio pose Abramo nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse, shamar. L'uomo è dunque custode del fratello e del giardino, è guardiano del proprio simile e della terra. Adamo e Caino, usurpando il posto di Dio, saranno cattivi custodi del creato e dei fratelli. Quando si lascia incustodito il suolo, ne soffre anche il fratello. E quando si maltratta il fratello, anche il suolo si affligge. Le scritture ebraiche e cristiane leggono in profonda connessione la custodia della natura creata e la custodia della società umana e invitano tutte le creature animate e inanimate a lodare e benedire il Signore. Un esempio è il lunghissimo Cantico dei Tre Fanciulli riportato nel capitolo terzo del libro di Daniele, una vera e propria liturgia cosmica di lode a Dio di cui. Ascoltiamo alcuni versetti. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite, sole e luna, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite oventi tutti, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, fuoco e calore, Signore. Benedite, freddo e caldo, Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, luce e tenebre, Signore. Benedite, folgore e nubi, Signore. Benedica la terra, Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Nel Nuovo Testamento è il grande quadro cosmico dipinto da Paolo, nella lettera ai Romani, a esprimere il rapporto tra creato e Dio. Non più però un Dio solo creatore, ma il Dio Redentore, Gesù Cristo. Ascoltiamo questi densissimi versetti. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa Creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la Creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo. Ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Qui c'è la novità cristiana. Il creato e l'uomo respirano la logica della Pasqua. Paolo comincia dicendo che siamo... Eredi, coeredi di Cristo se prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Sono i due lati della Pasqua: morte e resurrezione. E poi estende questa situazione a tutto il creato. Tutto il creato è dentro la Pasqua perché geme e soffre, ma vive nella speranza della liberazione. C'è dunque, anche per il Nuovo Testamento, una solidarietà profonda tra l'umanità e il resto del creato. E questo perché tutto il creato, non solo gli esseri umani, tutto il creato è plasmato a immagine di Cristo, come accennavamo nella prima catechesi. Il mistero pasquale, il dramma della morte la speranza della vita eterna avvolge tutto l'universo e non solo gli esseri umani. Il cristianesimo, come l'ebraismo, registra la bontà della natura ma anche la sua corruzione proprio perché l'essere umano non è isolato dal cosmo ma ne rappresenta l'apice la caduta introduce nell'intero creato degli elementi di squilibrio ai quali già il racconto del cosiddetto peccato originale faceva riferimento la natura così può essere benevola o malvagia favorevole o avversa all'uomo. Come l'essere umano, anche la natura è malata. Per dirla in termini tipicamente cristiani, anche sul cosmo si estende l'ombra della croce. Questo lato oscuro, indifferente, minaccioso della natura è stato interpretato in modo impareggiabile da Leopardi nelle Operette Morali. Viene spesso citato il dialogo della natura e di un islandese, un testo stupendo e beffardo. Ma in Leopardi non manca un'altra visione del rapporto tra uomo e natura, la comune sorte di dolore. Un passo dello Zibaldone presenta questa solidarietà dolorosa tra umanità e creato in modo impressionante. Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Non il genere umano solamente, ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto, ma tutti gli altri esseri al mondo. Non gli individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori, sia pur quanto volete ridente. Si nella più mite stagione dell'anno. Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate nel patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è stata di sofferenza: quale individuo più, qual meno. Là, quella rosa è offesa dal sole che gli ha dato la vita, si corruga, langue, appassisce. Là, quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce miele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare. Questo è ferito nella scorza e crociato nell'aria o dal sole che penetra nella piaga, quello è offeso nel tronco o nelle radici, quell'altro ha più foglie secche, quest'altro è roso, morsicato nei fiori, quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco, troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco. L'una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi. L'altra non trova dove appoggiarsi o si affatica e stenta per arrivarvi. La differenza tra leopardi e San Paolo sta in una parola, speranza. Speranza dice Paolo che anche la creazione sarà liberata. Per leopardi, i dolori della natura sono insensati. Per Paolo sono le doglie del parto. Dice l'Apostolo, la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. A Leopardi la natura richiama il sepolcro, a San Paolo richiama la culla. Non a caso il richiamo all'esperienza del parto era già stato usato da Gesù parlando ai discepoli della sua prossima morte. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Il parto è immagine della morte e della vita insieme, del dolore e della speranza insieme. Il creato, noi compresi, dice San Paolo, è dentro a un immenso parto. Le affermazioni di Paolo in questo capitolo della lettera ai Romani non autorizzano un antropocentrismo esasperato, cioè una visione dove l'essere umano è l'unico centro di tutto, ma non autorizzano neanche la visione del creato come una specie di persona autonoma rispetto all'uomo. Paolo dice piuttosto che tutti esseri umani e natura siamo immersi in Cristo nel suo mistero di morte e risurrezione. Il cosmo creato in Cristo Gesù partecipa della sua Pasqua, vivendo nel presente la dimensione della croce e quasi un lungo sepolcro e attendendo per il futuro nella speranza la dimensione della gloria. Nella tradizione cristiana, a partire dalla Bibbia, sarà San Francesco il primo a cogliere questi rapporti stretti tra umanità e resto del creato in termini di fraternità. Fraternità. Se siamo tutti provenienti dall'unico Dio creatore che è Padre e siamo tutti fratelli in Cristo, e tutto è creato in Cristo, vuol dire che c'è un legame di fraternità anche con le creature. Frate per lui dunque non è solo il compagno che condivide la vita religiosa, ma è anche il lupo, il sole, il vento, il fuoco. E Sora non è solamente Chiara, Sora è anche l'acqua, la terra, la luna. Questa rete fraterna intessuta da Francesco fra tutti gli elementi creati sembra quasi una profezia perché ci indica già otto secoli fa quali sono quegli elementi del creato che oggi appaiono nostri fratelli e nostre sorelle che promettono un'energia più pulita, appunto il sole l'aria, l'acqua, il vento, la terra e che purtroppo al momento attuale risultano gravemente alterate a causa di uno sfruttamento sconsiderato e di un inquinamento che è quasi incontrollabile. Questo quadro è il contrario del cantico delle creature, riconosciuto come il testo poetico che Avvia la letteratura italiana in lingua volgare. Il cantico di Frate Sole o cantico delle creature fu composto da San Francesco a San Damiano nella primavera del 1225, un anno e mezzo prima della morte. Non si trovava in una situazione ideale, in piena salute, davanti a un cielo stellato. Si trovava in una capanna malsana in mezzo ai topi, nel buio per il dolore agli occhi, sconfortato e probabilmente colpito da un momento di depressione, ce lo dicono le fonti. Eppure da questa situazione spuntò una bellissima preghiera che vale la pena di riascoltare. Altissimo Onnipotente, buon Signore. Tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, Altissimo, se confane, et null'uomo è ne digno te mentovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me lo frate sole, lo quale è giorno e allumini noi per lui, et ellu, è bello e radiante con grande splendore. De te altissimo porta significazione. Laudato si, sì, mi Signore, per sora luna e le stelle. In cielo l'hai formate, clarite e preziose e belle. Laudato si, sì, mi Signore, per frate vento et perare et nubilo et sereno et tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per Soracqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per Frate fuoco, per lo quale allumini la notte. E' ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato sì, mi Signore per Sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti, con coloriti fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore et sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che lo sosterranno in pace, che da Te, Altissimo, si incoronati. Laudato si, sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non lo farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, e ringraziate e Serviteli con grande umiltate. Come fu possibile cantare una lode così alta in mezzo a tanta sofferenza? Fu possibile perché Francesco, che non vedeva più il sole, la luna, l'acqua, le stelle, aveva Dio nel cuore, che per lui era tutto, era il suo sole, il suo fuoco. Francesco in questo cantico non loda le creature, ma loda Dio attraverso le creature. Il per laudato simi sì, Signore per sola luna e le stelle. Il per non significa a motivo di, significa attraverso. Francesco non loda mai le creature, loda il creatore attraverso le creature. Non c'è dunque una sacralizzazione del creato. C'è piuttosto una grande liturgia cosmica a cui il Santo dà voce, facendo sì che gli elementi naturali, aria, acqua, terra, fuoco, riconoscano la bellezza del loro creatore. L'intreccio tra la custodia per i propri simili e per l'ambiente non è certo un'invenzione dei nostri tempi, già più di mezzo secolo fa, quando ancora pochi coglievano il rapporto tra la questione ambientale e la questione sociale, scriveva Papa Paolo VI nella lettera apostolica Octogesima Adveniens. Non soltanto l'ambiente materiale diventa una minaccia permanente: inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale, ma il contesto umano che l'uomo non padroneggia più, creandosi così per il domani un ambiente che potrà essergli intollerabile. Problema sociale di vaste dimensioni che riguarda l'intera famiglia umana. Nella sua prima enciclica, Redemptor Hominis, Papa Giovanni Paolo II rilanciò l'allarme ricordando: Certi fenomeni, quali la minaccia di inquinamento dell'ambiente naturale nei luoghi di rapida industrializzazione, oppure i conflitti armati che scoppiano e si ripetono continuamente, oppure le prospettive dell'autodistruzione mediante l'uso delle armi atomiche, all'idrogeno, al neutrone e simili, la mancanza di rispetto per la vita dei non nati. Così come Benedetto XVI, che dedica ampio spazio all'interno della sua enciclica sociale Caritas in Veritate al tema dell'ambiente, arrivando a dire... Il sistema ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società sia il buon rapporto con la natura. Nel solco dei suoi predecessori, Papa Francesco dedica addirittura un'enciclica all'argomento, l'ha laudato sì, prendendo in prestito le prime parole del cantico di Frate Sole e indicando come sottotitolo la cura della casa comune. E otto anni dopo, nell'esortazione Laudate Deum, rilancia l'allarme per la crisi ecologica che sta diventando vera e propria crisi umanitaria. L'idea della casa, che in greco si dice oikos o oikia, è contenuta nel termine stesso di ecologia, che significa governo, gestione della casa. Proprio l'immagine della casa insieme a a quella del giardino e del suolo, ci aiuta a comprendere la connessione tra uomo e natura, di cui lui è coltivatore e custode. Dio affida all'essere umano non una cosa, ma una casa, il creato, una casa formata da abitazione, orto, giardino. Consegnando alla sua creatura più intelligente il resto delle creature, Dio diciamo così non fa un rogito, non opera un passaggio di proprietà, ma fa semmai un comodato, un vero e proprio comodato gratuito, assegnando un bene con il compito di utilizzarlo responsabilmente e restituirlo in buono stato. Ed è questa responsabilità a definire il compito umano della custodia della casa. L'essere umano è responsabile verso il padrone della casa, Dio, verso la famiglia che la abita e la abiterà, i propri simili di oggi e di domani, verso la casa stessa, giardino e orto compresi. Se l'essere umano, maschio e femmina, è l'apice della natura, consapevole di esistere come soggetto, fatto a immagine e somiglianza di Dio, il resto della creazione non è però semplice oggetto a disposizione dell'uomo. Non è materia inerte che lui possa sfruttare a proprio arbitrio. L'equivoco che tanto disagio causa nel mondo moderno è sorto dall'illusione che la natura fosse una cava più che una casa, una miniera inesauribile di materiali da estrarre e utilizzare senza criterio. Quando l'uomo si fa predatore della natura, anziché suo custode e coltivatore, la casa si trasforma in cava. Il rispetto diventa profitto. La responsabilità si cambia in utilità. Una sbagliata considerazione della centralità dell'uomo che negli ultimi secoli è divenuto una specie di narcisismo, l'uomo che si specchia in se stesso, si è saldato con le diverse fasi della rivoluzione industriale e ha fatto scivolare l'uso delle risorse naturali in abuso. Specialmente l'estrazione e il consumo dei combustibili fossili, senza un'adeguata regolazione, ha immesso progressivamente nell'atmosfera dei gas nocivi che l'hanno inquinata e hanno incentivato quell'effetto serra che risulta la causa principale dell'aumento della temperatura media nel nostro pianeta. Così, si è determinato il fenomeno del surriscaldamento globale, riconosciuto dalla comunità scientifica come dato da ricondurre in buona parte all'attività umana. Gli effetti che in altre ere si misuravano in migliaia o decine di migliaia o centinaia di migliaia di anni sono ora percepibili su una scala di decenni. Scioglimento dei ghiacciai, fenomeni atmosferici estremi, squilibri della fauna e della flora, con la rapida scomparsa di specie animali e vegetali, disagi di intere popolazioni, compresa la lotta per l'acqua potabile, i conflitti per l'accaparamento delle risorse e le migrazioni climatiche. Così quegli elementi creati che Francesco definiva fratelli e sorelle, attraverso i quali lodava Dio, sono ora feriti, gravemente feriti. Frate sole e frate fuoco rischiamo di percepirli adesso come nemici, perché scaldano troppo, causano incendi distruttivi, sciolgono i ghiacciai, determinano la desertificazione, la fame, la sete, le guerre. L'aere si avvelena e provoca malattie. Sora acqua si inquina e si riempie di detriti, specialmente di plastica, che ha dei tempi di degradazione da cento a mille anni. Sorella madre terra diventa inospitale, i suoi terreni aridi e le specie viventi e l'uomo faticano sempre di più ad adattarvisi. Sorella morte sembrerebbe l'unica a guadagnarci in questo clima così compromesso. Il legame tra il comportamento umano verso il creato e verso i propri simili, per tornare alla Genesi, il legame tra il comportamento verso il suolo e verso il fratello, è evidente a chiunque non voglia chiudere gli occhi davanti alla realtà, ai dati e alle statistiche. Ed è evidente oggi, più di qualche decennio fa, che non si tratta solo di un problema tecnico, ma si tratta prima di tutto di un problema etico. Si tratta cioè di guadagnare non solo degli strumenti meno inquinanti, cosa importantissima, ma soprattutto dei comportamenti meno inquinanti, cioè più responsabili. Le annuali conferenze internazionali sul clima rendono evidente che la sfida riguarda proprio l'etica. Anche per questo i loro orientamenti spesso cadono nel vuoto, perché incontrano poi nei singoli Stati delle politiche mal disposte verso l'assunzione di impegni che implicano sacrificio, cambiamento di stile, di abitudine e quindi appaiono impopolari, tutt'altro che premianti, anzi punitivi dal punto di vista elettorale. Le società, impostate su logiche prevalentemente economiche e finanziarie, faticano ad adattare culturalmente e a integrare il valore della sobrietà, anzi il vantaggio della sobrietà, perché la sobrietà non procura un beneficio immediato, ma procura un giovamento anche economico su larga scala e sui tempi lunghi, dove prevale la logica del consumo e del profitto immediato difficilmente... Si fa strada il senso della responsabilità verso gli altri popoli e le future generazioni. In queste società, la natura non solo non viene considerata una casa da custodire, ma nemmeno una semplice cava di materiali da estrarre. Diventa piuttosto una cassa, un conto corrente alimentato dalla speculazione, da una logica di mercato, da una finanza spregiudicata. Impressionano i dati assoluti legati alla fame nel mondo, che colpisce ancora più di 820 milioni di persone, i dati legati alla sete, che ne coinvolgono più di un miliardo. Ma questi dati, insieme ad altri indicatori delle povertà planetarie, potrebbero suscitare in noi una reazione simile a quella di Caino. Sono forse io il responsabile delle ingiustizie del mondo? L'unico atteggiamento costruttivo in questo come in tutti i campi del vivere civile è quello di una concreta progettualità. Ciascuno, secondo le proprie competenze e i propri ruoli, può e deve fare qualcosa per rendere più abitabile e fraterna la nostra casa comune. A cominciare da uno stile personale più sostenibile, più sano, tutto comincia sempre dalla conversione della persona. Il mare è composto di tante gocce, sono proprio io il custode di mio fratello. La custodia verso l'altro e verso il creato poi deve diventare sempre di più uno stile comunitario, uno stile sociale, uno stile politico, uno stile internazionale. A questo mira anche l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che fissa 17 grandi obiettivi di qui a quella data. Come cristiani è importante che attraverso il Magistero della Chiesa motiviamo la responsabilità anche in questo campo. La custodia del creato deve diventare un capitolo del catechismo. Quando noi trattiamo la natura solo come una cava di materiali o come una cassa per i profitti, Cadiamo nell'illusione di una neutralità dell'ambiente rispetto ai nostri comportamenti. Se invece teniamo presente che il creato è una vera e propria casa, come dice il Papa, le nostre azioni nei suoi confronti è chiaro che si riflettono su di noi. Perché se la casa è sporca, se teniamo le finestre chiuse invece di far entrare l'aria pulita, se gettiamo i rifiuti sul pavimento invece di portarli fuori, se sprechiamo acqua, luce, gas inutilmente, se lasciamo crescere umidità e muffa, ne risentiamo noi. Non è un problema delle mura, è un problema della famiglia. Noi ci indeboliamo e ci ammaliamo. Anzi, ne risentono coloro che in casa sono meno difesi, più deboli, più fragili. Gli anziani, gli ammalati, più piccoli. E questo succede in quella grande casa che è il mondo. Troppo spesso lo sfruttamento e l'inquinamento fanno ammalare i più fragili, i più deboli, chi non ha sufficienti forze per difendersi. I maggiori inquinanti sono coloro che si possono anche difendere dalla malattia dell'ambiente. Coloro che invece subiscono di più sono coloro che inquinano di meno e non possono difendersi. L'impegno per la salvaguardia del creato è una piattaforma comune a cristiani, ebrei, membri di altre religioni, credenti, non credenti, tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Il grido del suolo e il grido di Abele sono gli orizzonti di impegno comune per un presente e un futuro sostenibile e dignitoso, cioè fraterno. È dunque il creato tutto intero che si concentra in quel pane spezzato da Gesù a Emmaus, che deve essere condiviso. Non può essere mangiato solo da pochi fortunati, ma deve diventare, come in ogni casa, cibo per tutti. Ringraziamo ancora una volta il nostro vescovo per queste parole e anche per le domande che ci lascia per la riflessione nei gruppi o anche personale individuale? Siamo consapevoli che la custodia del creato è una responsabilità che Dio ci ha dato? Come possiamo tradurre questo compito nella vita personale e comunitaria? Grazie a tutti, vi invitiamo a partecipare all'approfondimento che anche questa volta verrà proposto curato dall'ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro, della Diocesi di Modena e Carpi e dall'ufficio missionario, che in realtà si sviluppa in due appuntamenti. Il primo è lo spettacolo Tudo e sta interligato, che sarà a Maranello nella Chiesa Parrocchiale domenica 25 febbraio alle ore 17 e l'approfondimento di confronto il 4 marzo alle ore 21 presso la parrocchia della Madonnina. Vi ringraziamo del cammino fatto insieme in questo terzo anno, vi aspettiamo al prossimo, quarto e ultimo appuntamento del percorso Credito Questo dedicato alla preghiera, in continuità con l'anno della preghiera che ha appena indetto Papa Francesco. Ringraziamo il Vescovo per le sue parole, ringraziamo voi, le nostre chiese, per questo cammino. E chiediamo al Signore che continui ad accompagnarci come fece con i discepoli di Emmaus. Buona serata a tutti.